Io sono qui come Fondazione Polo Universitario Grossetano che insieme alla Fondazione Bianciardi hanno voluto e hanno ideato e condiviso questo progetto, Conoscere Bianciardi. Molti di voi hanno partecipato anche agli altri incontri, quindi sanno un po' il taglio che abbiamo voluto dare a questo progetto, cioè cercare di, per quanto possibile, toccare un po' la figura. Molteplice, variegata, difficilmente diciamo descrivibile in binari scontati di Luciano Bianciardi, il tutto naturalmente nell'ambito delle iniziative sul centenario della nascita. Cosa dire? Sapete che questo è la prima, diciamo, il primo ciclo di interventi. Avremo un altro intervento il 28 a chiusura di questo primo ciclo, per poi ricominciare su questo progetto Conoscere Bianciardi a ottobre. Ottobre, contiamo anche, lo dico anche come uomo di scuola, di riuscire anche a coinvolgere fortemente le scuole. Sapete che nel periodo maggio-giugno le scuole, soprattutto gli istituti superiori, sono fuori gioco, hanno altri pensieri, altri obiettivi. Però contiamo con il secondo ciclo, insieme anche alle altre iniziative che sia la Fondazione Bianciardi, sia il Polo Universitario, sia il Comitato Nazionale istituito per i festeggiamenti sul centenario di Luciano Bianciardi, metteranno in campo. E credo oggi toccheremo, ma lascio il piacere della presentazione dell'incontro di oggi ad altri, toccheremo un tema sicuramente con un taglio diverso, più volte usato quando si usa volutamente questo termine, quando si descrive un po', diciamo così, la poetica di Luciano Bianciardi, uso questo termine. Quindi sicuramente sarà anche questo un incontro interessante e diverso. Lascio la parola al presidente della Fondazione Bianciardi che entra più nel merito del progetto, come dicevo, voluto da Polo Universitario, Fondazione Polo Universitario e Fondazione Luciano Bianciardi. Lascio la parola al Presidente. Grazie Roberto, grazie a tutti i presenti, ringrazio ovviamente la Fondazione Polo Universitario per aver organizzato con noi questo importante ciclo su Bianciardi. È l'anno, come sapete, del centenario, l'anno in cui, oltre a questo ciclo, verranno sviluppate dalla Fondazione e da altri istituti culturali, insieme a noi, tutta una serie di iniziative, a partire dalle iniziative del Comitato Nazionale, di cui è presidente proprio il professor Mugnai, Comitato Nazionale che ha avuto l'approvazione, l'egida del Ministero della Cultura, per poter operare tutta una serie di iniziative culturali sul centenario di Bianciardi. Quindi faremo altre attività in seminariali, faremo un convegno, faremo attività di tipo più divulgativo, pubblicheremo anche qualcosa, in particolare ci sarà la pubblicazione delle lettere di Luciano Bianciardi che sono inedite e quindi avremo a disposizione uno strumento per vedere il nostro autore da un'altra prospettiva. Ci sarà intervento appunto del mondo scolastico, come diceva Mugnai ora. Ci saranno manifestazioni anche più popolari, perché Bianciardi non era un autore a tutto tondo, quindi ad esempio era un amante del calcio e su questo c'è stata un'ottima iniziativa dei Luoghi del Tempo. Domenica scorsa con il giornalista Marino Bartoletti che ha parlato dei rapporti tra Bianciardi e il calcio. Bianciardi ha scritto nel Guerin Sportivo all'inizio degli anni 70 e anche Marino Bartoletti è stato giornalista della stessa importante rivista di sport. Stiamo operando per avere un'opera d'arte da mettere nello spazio pubblico della Chegliana, nel giardino, che ora è in ristrutturazione. Se passate davanti
alla Chegliana, vedete, c'è uno spazio in ristrutturazione, quello sarà un giardino letterario in cui ci sarà un'opera, un'installazione, un qualche cosa che ricorda Luciano Biancardi, perché è stato importante direttore della biblioteca. Veniamo alla giornata di oggi con Demetrio Marra, che ringrazio di essere qua, è uno dei giovani studiosi di Biancardi più attivi in questi ultimi anni, è laureato in filologia moderna all'Università di Pavia e è vice direttore della rivista Birdman Magazine, che si occupa del mondo dello spettacolo, collabora con la sezione lingua italiana della Treccani e poi ha fondato anche un'altra rivista, Letteratura Traduzione d'Arte, Layout Magazine, e poi anche un autore di poesie. Quindi lo ringraziamo di nuovo. Marra ha scritto vari interventi su Biancardi, ha scritto su Biancardi e il cinema, parlando del ruolo che il cinema ha rappresentato per Luciano Biancardi. Lo ricordiamo creatore del Cine Club a Grosseto agli inizi degli anni 50. Ha scritto sul cinema Biancardi varie volte. Tra l'altro, quando arriva a Milano, il primo impiego non fu alla Feltrinelli, ma fu presso la rivista, famosa rivista Cinema Nuovo di Guido Aristarco, che era, diciamo, il principe dei critici cinematografici, e poi la collaborazione con Lizzani e quindi con il film La vita agra. Quindi questo ruolo importante che il cinema ha avuto in Luciano Biancardi, anche per quanto riguarda la scrittura stessa. Marra ha scritto anche sulla lingua e sullo stile letterario Biancardi, che ha pochi pari in Italia. Sugli estremi di questo, sugli estremi dello stile, sugli estremi della lingua, sugli estremi del biografismo che si possono notare in Aprire il fuoco, no? un romanzo, antiromanzo, come lo si vuol chiamare, sperimentale, molto sperimentale. E poi ha scritto anche sulle intersezioni tra il lavoro di traduttore e quello di narratore, che Biancardi, appunto, come diceva lui, in realtà per me il lavoro è tradurre. Fatto sta, è il lavoro che gli consentiva di vivere a Milano. E a questo riguardo volevo leggere brevemente dalla Vita Agra un pezzo significativo di questa cosa. A un certo punto Biancardi scrive: certe notti, quando non riesco a prendere sonno, mi sfilano in processione dinanzi agli occhi Salvatore Giuliano, le donne artificialmente feconde, il colonnello Maverick, il generale Sirtori e tutta una serie di nomi. Lui articola tutta, che sono personaggi, luoghi, fatti che lui traduce, dei libri che sta traducendo. Ciascuno di costoro mi ha portato via un pezzo di fegato e tutti insieme mi hanno dannato l'anima, mi hanno stravolto persino l'infanzia. Quando non riesco a prendere sonno, penso alle mie vacanze, bambino su a Street Rock, che sarebbe rock a strada. Ma lo traduce, è la traduzione della traduzione. O nei prati attorno a Plain Castle, o a Sunflower, o ad Archback, Archidos, a Chestnut Plain, e via e via e via così, questo brano straordinario. Quindi lo dice lui stesso di come il lavoro di traduttore ha influenzato la stessa sua vita e la stessa sua opera narrativa. E di queste cose Demetrio poi ci parlerà nell'intervento di oggi, che come vedete è focalizzato sul concetto di rabbia, sull'uso politico della rabbia nell'opera di Biancardi. A questo punto io do la parola alla direttrice della Fondazione, Lucia Matergi, per entrare ancora più nel merito della questione. Lucia, prego. Buonasera a tutti.
Massimiliano ha già parlato di Demetrio Marra, ha raccontato anche chi è, lo spessore anche culturale delle attività che svolge, poi è entrato nel merito dei concetti di traduzione. Io vorrei brevemente motivare la scelta di questo tema di oggi. La proposta che abbiamo fatto a Demetrio di parlare della rabbia. Ora, non c'è banalità più normale, più ovvia, parlando di Bianciardi, che parlare di rabbia. Perché allora c'è stata questa scelta? Perché il centenario, secondo noi, serve o per frantumare gli stereotipi intorno alle figure come quella di Bianciardi, ce ne ha bizzeffe, oppure a entrare nel merito di certi concetti cardine. Cos'è la rabbia? Perché si parla di uno scrittore arrabbiato? Perché Bianciardi si è autodefinito arrabbiato? Mi chiameranno a recitare la parte dell'arrabbiato da qui in avanti. Ecco, e questo è un tema importante. Da cosa nasce uno stereotipo? È il caso di accettarlo o di distruggerlo? Se è il caso di accettarlo, bisogna accettarlo a ragion veduta. Quindi, dopo aver ragionato e aver definito di cosa si parla quando si parla della rabbia di Bianciardi. Ecco il motivo di questo tema così apparentemente normale e ovvio, e già il titolo che Demetrio ha dato, poi l'angolazione che Demetrio ha dato a questo tema, ci dice che è un tema così vasto che può essere indagato da tantissime prospettive, e in Bianciardi è molto importante fare questo ragionamento, anche perché per Bianciardi è stato spesso utilizzato il termine di antipolitico, e anche su questo penso che sia il caso di ragionare a fondo. Questo, ecco, è il motivo per il quale oggi parliamo di questo tema, e uscendo da questo ragionamento tutto interno al lavoro che oggi faremo, do alcune informazioni tecniche. I passaporti bianciardiani, fateveli timbrare, chi non ce l'ha lo può prendere. Per alcuni ci stiamo avviando a riempire tutta la schedina, quindi è una bella cosa, vuol dire che siete dei fedeli appassionati. Chi poi non ha ancora dato i propri contatti, lì c'è un foglio, lo può riempire, perché noi diamo continuamente informazioni su quello che si sta facendo durante questo anno di centenario. Basta, lascio la parola a Demetrio e buon ascolto a tutti. È aperto. Buonasera a tutti, io sono estremamente emozionato di essere qui, quindi ringrazio tutti, perché Bianciardi mi ha accompagnato per tantissimo tempo durante la mia magistrale in lettere a Pavia, e mi ci sono un po' sufficientemente ossessionato, come è giusto che sia. Diciamo che Bianciardi richiede questa sorta di ossessione, altrimenti è molto difficile scardinare quello che scrive, cioè capirlo, anche solo capirlo. Io intanto vi chiederei di fare qualsiasi tipo di interventi in qualsiasi momento, anche interrompetemi, sicuramente è un modus che piacerebbe tanto a Bianciardi, che odiava gli stereotipi non in quanto lo infastidissero o non lo so, ma perché rappresentano una sorta di correlativo della lingua di quanto accade a livello politico, cioè l'istituzionalizzazione. Il mio intervento un po' sarà su questo, non è politico in senso stretto, cioè non è partitico il mio intervento, è politico, cioè etimologicamente parlando, ovvero riguarda la polis, la città. Lui ce l'aveva tantissimo con ciò che rimane immobile e non riesce in nessun modo a
modificarsi continuamente e vedremo in che senso. Poi ho scritto questo titolo perché mi piace fare le presentazioni. Vorrei leggere, per entrare nel merito, subito due stralci da due lettere famosissime, se non erro inviate a Terrosi. In preparazione, riguardo alla Vitagra, qua sta scrivendo il 4 febbraio del 61, sta scrivendo mentre traduce i Tropici di Henry Miller. In preparazione avrei un altro libro più grosso e più cattivo su Milano. Nonostante il passare degli anni, la rabbia contro questa città cresce di continuo. Qui c'è un vantaggio, che ti danno un lavoro e ti pagano. Per il resto non è una città, non è un paese, non è niente. È solo una gran macchina caotica, senza cielo sopra e senza anima dentro. Andrebbe minata, eppure tutti si ostinano a dire che è il cuore d'Italia. Piccolo PS, perché non ho messo qui. Questa menzione del cielo mi sembra un po' uno scimmiottamento di quello che si continua a dire sul sud. Io sono di Reggio Calabria, cioè, ma il cielo, il mare, è vero, verissimo tutto, verissimo. Però io sono andato a Pavia perché, come diceva un altro scrittore che io ho amato tantissimo, Tirottieri, il cielo non basta. Il cielo purtroppo non basta e Bianciardi stesso, che si lamenta di Milano di continuo, di fatto ci rimarrà quasi 20 anni, anzi 20 anni. Ho in animo di buttar giù una grossa pisciata in prima persona sull'avventura milanese, sul miracolo economico, sulla diseducazione sentimentale che è la nostra sorte d'oggi. Io qui, vabbè, questi sono appunti per me in realtà. Cominciamo dal titolo, cioè La rabbia. Ho fatto riferimento a un libro bellissimo pubblicato da Nottetempo, se non erro, l'anno scorso, scritto da Franco Palazzi, che si chiama La politica della rabbia per una balistica filosofica. Lui sostiene in modo anche molto persuasivo che la rabbia è uno di quei sentimenti che ci è stato rubato, perché la rabbia tecnicamente, a livello proprio psicologico, ma anche a livello, diciamo, possiamo dire più generalmente istintivo, sociale, è un'emozione perfettamente legittima. Di solito cresce, a meno che ovviamente qualcuno non abbia delle tendenze iraconde dal punto di vista patologico, ma tendenzialmente arriva di fronte a qualcosa che noi non accettiamo, a un meccanismo che ci infastidisce, a un evento che ci ha fatto del male, una reazione istintiva al dolore. Quindi è qualcosa di positivo. Però, piano piano, il concetto di rabbia come malattia, il cane che ringhia, che delira, l'uomo che delira in preda alla febbre, eccetera, eccetera, si è sovrapposto, dice Palazzi. Quindi noi abbiamo concepito la rabbia come un delirio e basta. Ed è per questo che nel dibattito politico dall'Ottocento a oggi, cioè da quando la rabbia è diventata uno strumento politico di capovolgimento del sistema, la rabbia è sempre stata delegata, relegata a vabbè, fanno i pazzi, lasciamoli perdere. Bianciardi era molto consapevole di questo e lo vediamo anche con questa figura dell'arrabbiato che lui incarnerà. Franco Palazzi dice sostanzialmente che per riappropriarci del sociale bisogna riappropriarsi del sentimento della rabbia, giustamente direzionato. Qua abbiamo anche due chicche sue perché scrive talmente bene che io non voglio prendere parola per lui. Lui parla di rabbia come linguaggio non ordinario e sottolinea che quando qualcuno ci dice beh, però non arrabbiarti, beh, è esagerato questo tuo comportamento. Palazzi sottolinea una cosa che per me in Bianciardi è fondamentale, e cioè che la rabbia è un vero e proprio linguaggio. Cioè la modificazione del tono, la modificazione della voce, l'intensità anche ritmica di quello che si scrive, che si legge, che si dice, dà un significato irripetibile altrimenti. Quindi la rabbia in Bianciardi, ma come in ogni discorso politicamente o meno orientato, è inscioglibile, cioè non è solubile, non si può sciogliere. Quindi in Bianciardi, separare Bianciardi dal suo connotato rabbioso sarebbe un errore probabilmente anche filologico. Per questo volevo anche giustificarmi. Poi, in realtà, per chiudere la parentesi Franco Palazzi, lui distingue tantissimo, cioè parla moltissimo dei profeti. In un volume recente edito da Il Saggiatore, tutti i testi, diciamo, quasi tutti, una buona parte dei testi bianciardiani, romanzi, racconti, diari,
vengono pubblicati sotto il nome Il Cattivo Profeta, che se non era una sua autodefinizione, comunque quasi, non mi ricordo esattamente, però la cosa principale è che Biancardi è un profeta. Cattivo immagino perché ha avuto ragione, o è una sorta di Cassandro, come, cioè una, è una Cassandra, perché probabilmente aveva ragione. Poi ne sparava talmente tante, in realtà ha scritto quasi 1500 articoli di giornale, quindi probabilmente ha anche sbagliato. Però la sua capacità di essere profetico non è legata al fatto che lui avesse ragione o torto, ma che non pretendeva che ciò che diceva fosse coerente con ciò che lui è. La differenza tra un cinico alla Diogene, cioè colui che saliva sui banchi dei suoi convitati e pisciava sopra, letteralmente sopra i loro pasti, e Bianciardi, o come dice lui in un articolo sul Guerin Sportivo, Voltaire, io sono dalla parte di Voltaire, non di Diogene, dice. La differenza è che lui può permettersi, o almeno è questo il suo modo, di dire una cosa e di razzolare malissimo, perché sappiamo che è stato un uomo anche estremamente meschino, meschino a livello soprattutto personale. Quindi questo è un altro scollamento che dobbiamo fare, cioè pensare a Bianciardi come un profeta, in che senso? Nel senso che ciò che dice non deve per forza seguirlo, anzi, lui è un'estrema vittima di quel miracolo, di quel eccetera. Non ha realmente lottato, poi lo vedremo. Questa è un'immagine che non so quanti di voi conoscono, forse non si vede del tutto. Rimpriccioliamolo, no. Rimpriccioliamolo perché facciamo così. Lui si chiama Bingham Madsen, è molto banalmente un personaggio di una serie TV che fa una rivolta armata, cioè minaccia durante uno show televisivo di tagliarsi la gola se non si fosse liberata la gente che partecipava allo show televisivo. Era ovviamente iperdistopico, questa sorta di distopia biciclettara, cioè c'erano questi tizi che pedalavano continuamente. Bene, lui, sapete cosa fa? Lo prendono nel camerino e dicono: guarda, da arrabbiato sei favoloso. Facciamo così, ti diamo una stanza extra lusso e tu ogni sera ci fai lo stesso pezzo in cui in prima serata televisiva fai finta di tagliarti la gola. Questo è un po' ciò di cui aveva maggiormente paura Luciano Bianciardi, cioè diventare il fenomeno, lo scemo del villaggio, quello che si arrabbia, ma sai, tanto è scemo, è pazzo, è un cretino. Quante volte usa la parola cretino Bianciardi continuamente? Questo è capitato. Bianciardi, se voi cercate su YouTube, negli interventi della Rai, dopo il suo grande successo, dovuto, quella è la settima edizione, questa è la sesta, venduto 30.000 edizioni, 30.000 copie la vita Agra in 3 mesi, 4 mesi, grazie all'Elzeviro di Indro Montanelli, che sul Corriere della Sera dice: questo libro è esilarante. Dice Bianciardi: ma scusate, cioè io faccio letteralmente una pisciata su Milano, dico che fate schifo, che mi fate ribrezzo e che vorrei mettere una bomba in ben 4 palazzi in centro a Milano, e voi mi dite: ah, che divertente Bianciardi, che divertente. Ed è successo, perché Bianciardi dal 1962 in poi ha semplicemente partecipato alle serate mondane in cui lo invitavano, è diventato vittima di quello di cui aveva paura. È diventato l'arrabbiato. Questo in realtà non c'entra tantissimo. L'uva della collera, la traduzione letteraria di Furore di Steinbeck. Mi piaceva inserirlo perché? Perché in un passaggio di La vita agra, parlando del primo contatto che ha avuto Bianciardi con la rabbia, in un passaggio di La vita agra dice: dopo un altro caffè doppio e si rimane a ciondolare ai tavolini del bar delle Antille, oggi bar Giamaica, senza badare, lui lo chiamava bar delle Antille, ma è sempre stato bar Giamaica, in Brera, senza badare ai pittori capelluti e alle ragazze coi piedi sporchi, soltanto noi due, Carlone e io, vecchi compagni contubernali del numero 8, terzo piano, amici come soltanto sono amici due uomini quando intorno c'è il pericolo, come una notte di settembre vicino a Lecce. Quando scendevano rossi i bengala, grappoli dell'ira, uva della collera, insomma, the grapes of wrath, perché erano bombe inglesi. Quello che leggeva Massimiliano Marcucci prima, cioè che Bianciardi traduce e ritraduce, come vedete qui, finge
di avere un'intuizione dall'italiano all'inglese perché sono bombe inglesi, ma in realtà parafrasi il titolo del libro di Steinbeck. La parte sinistra della slide è letteralmente quello che Bianciardi scrive live durante il suo pernottamento nei pressi di Lecce, quando redige un diario pubblicato nel Cattivo Profeta e quando vede l'uva della collera, vede questi bengala che esplodono in aria e scendono come se fossero grappoli. Il primo avvicinamento a Lear è questo. E questo è simbolico di cosa? Che Bianciardi ha un rapporto particolare con la rabbia, è come se non riuscisse mai ad esprimerla, ed è la parte fondamentale del mio intervento. Bianciardi scrive solo ed esclusivamente se ha un ipotesto sotto, cioè solo ed esclusivamente se può parodizzare, se può prendere in giro. Parodia in senso etimologico, come dice Linda Acheon, cioè come contro canto, ma anche come canto alato, cioè la parodia è anche un canto che si risponde a un altro canto. Questa parodia è fondamentale, non troverete mai un qualsiasi cosa di Bianciardi che non abbia precedentemente un ipotesto. Niente, davvero niente, potete fare delle prove. Quindi Bianciardi arrabbiato, Bianciardi che osserva la rabbia. Ovviamente Steinbeck parlava di uva della collera prendendo in spunto la Bibbia, quindi parlava di una rabbia collerica, divina. Ecco. Lui inizialmente non mi sembra così furioso, Bianciardi. Nella sua vita grossetana aveva un ottimo lavoro, un bibliotecario, aveva un'iniziativa cinematografica a cui ai poveri grossetani faceva vedere i film di Eisenstein, forse i grossitani erano quelli che si dovevano arrabbiare sicuramente, si sarebbero dovuti arrabbiare. Aveva un'iniziativa molto bella che tra l'altro aveva copiato in realtà, e cioè il Bibliobus andava in giro con questo carretto a dare in prestito in realtà i libri della biblioteca. Poi scriveva un sacco di cose nei giornali e lì sì la gente si arrabbiava perché lui scimmiottava, faceva i ritrattini delle persone di Grosseto, li prendeva in giro pubblicamente, infatti ogni tanto le ha prese, mi sa. Questo per dire cosa? Che lui inizialmente, avendo una coscienza sociale importante, essendosi laureato con Guido Calogero sul liberalismo, era un convinto liberale, era una sorta di... uno strano outsider un po' in mezzo, non capire in realtà esattamente cosa fosse, però a Grosseto si trova in mezzo al sociale, organizza iniziative sociali, è ovviamente post bellico, quindi è dentro anche i circoli di sinistra. Poi succede una cosa che conoscete tutti, io l'anno scorso quando sono venuto qui ho visto la miniera di Ribolla. Sono andato a vederla perché Bianciardi ne parla così tanto che volevo toccare con ferro. Ovviamente non c'è quasi più niente. E sul legame particolare che ha avuto con il cinema, i 43 minatori uccisi dall'esplosione di Grisù per questo errore estremamente umano, quasi progettato se vogliamo, sono stati seppelliti o almeno parzialmente, cioè preventivamente, cioè trasportati dal luogo della morte. Prima del cimitero sono stati messi nella sala del Cineforum di Ribolla. E poi potete anche fuori, ci sarà scritto qui, c'è stata la camera ardente, eccetera. Quindi questa cosa per Bianciardi del cinema che diventa una sorta di camera ardente, con questo tra l'altro doppio gioco, camera, videocamera, secondo me è stato... ha rotto davvero, spaccato in due il cervello, che era pacificato, almeno provvisoriamente pacificato, comunque l'esperienza bellica per Bianciardi è stata abbastanza inquietante, e lui è dovuto andare a Milano, è partito, ha lasciato tutto, è partito, su chiamata di Feltrinelli e di Aristarco, che lavoravano, se non erro, nello stesso palazzo, cioè Cinema Nuovo era pubblicato con la stessa iniziativa, e ha lavorato alla fondazione di Feltrinelli, il famoso Timberjack o il Giaguaro, come lo chiamava lui, eccetera, eccetera. Scrive l'integrazione, lui, raccontando questa cosa. Su Grosseto scrive il lavoro culturale, su Feltrinelli scrive l'integrazione. Ma arriviamo al punto in cui voglio arrivare. Forse sto parlando tanto, ditemi se parlo tanto. Interrompetemi, ditemi pure di saltare.
Il punto fondamentale di tutto l'intervento, però, come aveva anticipato Massimiliano, è la traduzione. Perché l'aggettivo arrabbiato, come tanti altri sostantivi e aggettivi che Bianciardi ruba, viene da questa antologia bellissima che si chiama Narratori della generazione alienata, Beat Generation e Angry Young Men. Qui Bianciardi traduce qualsiasi cosa. Qua vediamo Ginsberg, Amis, Colin Wilson, Kerouac, che tra l'altro tradurrà un volume che si chiama I Sotterranei, ma che se voi aprite c'è scritto traduzione di Anonimo. Perché Fernanda Pivano, che poi è stata la monopolizzatrice di tutta la letteratura di un certo tipo, compreso Kerouac, riteneva che Bianciardi traducesse malissimo. E quindi litigano, gli fa una revisione abbastanza importante, Bianciardi dice, sai che ti dico? Voglio l'anonimo. Vi dico una cosa, aveva ragione. Bianciardi era un pessimo traduttore, soprattutto fino ai tropici. Coi tropici avviene quello che si può chiamare una sorta di sinergia. Trova finalmente il quid. Bianciardi conosceva l'inglese perché è stato... quanti mesi? 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, con le truppe alleate a risalire l'Italia, non l'aveva studiato. Quindi lui si è allenato con l'inglese traducendo, aveva a fianco il suo bel dizionario e traduceva parola per parola. Visto che era uno scrittore talentuoso, non molti se ne accorgevano. Però studiando per esempio i tropici di Harry Miller si scopre come inceppava tranquillamente in False Friend, ma non è una novità, è una cosa che succedeva a tutti, a Pavese, a tutti i traduttori del tempo, erano tutti, secondo gli standard di adesso, dal punto di vista filologico, dei pessimi traduttori. Io ti interrompo sì. Proprio a questo proposito, perché effettivamente Bianciardi non è un innovatore per tante cose, è un conservatore. E quindi fa parte della generazione, dal punto di vista della traduzione, di Vittorini, di Pavese, pur essendo più giovane, ma è quella la linea, no? Pavese e Vittorini sono dei pessimi traduttori, non conoscono l'inglese, cioè lo conoscono librescamente, però sia loro che Bianciardi riescono a entrare così bene nei testi che traducono da esserne totalmente influenzati. Esattamente. Perché Bianciardi senza Miller non sarebbe Bianciardi, e così Pavese senza chi ha tradotto non sarebbe Pavese e Vittorini. Esatto. Quindi è un modo particolare, diciamo, egoistico. Esattamente, ma infatti io ho fatto questo esperimento non con me perché sono stanco, non riesco più a leggere, no non è vero che devo leggere altro, però l'ho regalato a mio padre tutti i libri tradotti da Bianciardi e lui dice, cavolo, ma sembra che di leggere Bianciardi, effettivamente è così, cioè Bianciardi è un, cioè personalizza estremamente, in questo modo fa delle opere d'arte, spesso migliora i libri originali, spesso ha migliorato, nel caso dei Tropici di Miller non credo, però nel senso se la sono battuta abbastanza, però quello che volevo dire è che questo è il momento in cui Bianciardi riesce a capire come incanalare la sua rabbia, che è il suo metodo, il suo modus per attraversare gli eventi sociali. Come fa? Nella generazione allenata c'è l'urlo di Ginsberg, ci sono dei titoli stupendi come Il socialismo e gli intellettuali, in cui banalmente questo Kingsley Amis dice, o Ami, non lo so come si pronunci, dice io non vado alle riunioni dei partiti di sinistra, anche se sono tendenzialmente di sinistra non vado, mi sembra sempre che dicano parole un po' al vento. Cosa vi ricorda? Il lavoro culturale. Ma vi ricorda anche tantissimo questo. Colin Wilson scrive Il paese dei ciechi a proposito della figura dell'outsider. Figura dell'outsider che per Bianciardi è uno specchio. Appena legge, secondo me, questo saggio e traduce, dice, cavolo, ma questo sono io. L'outsider è colui che è consapevole dell'irrealtà, cioè dell'insensatezza del reale. Ed è per questo che è un sofferente estremo, anche se privo di talento. Questo privo di talento, in realtà, è un giochetto che si faceva negli anni 60-70, un po', e poi è arrivato fino a Carmelo Bene, che diceva del genio
la mancanza di talento, non ho la mancanza di talento, no? Perché i geni non hanno bisogno del talento, vabbè, questo è un giochetto che si può fare dopo. E poi prende il disimpegno che è la parola d'ordine dei Beat. Poi Angry Young Men sono gli arrabbiati di area irlandese. Quindi questo è un turning point, cioè è un momento di cambio radicale. Poi, tra l'altro, l'antologia è bellissima, non l'ho portata perché pesa anche, è bella così, è bella grossa. Questo per dire cosa? Dopo il disimpegno e dopo la rabbia, e dopo la rabbia bombarola di Brendan Behan, il ragazzo di Borstal, che è un romanzo dove un ragazzo va a fare un attentato, è stato avvicinato. È stato scritto in un volume, non mi ricordo neanche per quale editore, mi sembra Clichy, che La vita agra è un plagio di questo libro. Per me è una stupidaggine, ma perché? Perché Bianciardi plagia di continuo, ruba da tutte le parti, si diverte, e non è un plagio, cioè è la storia della letteratura che funziona così. Le idee interessano, diventano nostre e si utilizzano. Eccolo qui per dirvi a che livello portasse la parodia. Questo libro bellissimo, è stato ripubblicato da Neri Pozza tipo ora, si intitola Come si diventa un intellettuale, anche se il titolo editoriale è Leggete libri, fateveli raccontare. Sono una 5 puntate pubblicate su ABC nel 66, in cui Bianciardi spiega a persone assolutamente non talentuose, assolutamente incapaci, come diventare degli intellettuali. È un'autobiografia praticamente, cioè si prende in giro, è una finta modestia, eccetera, eccetera. Poi attraverso questa finta modestia, questa finta autobiografia, si scaglia contro tutti e per dire tutti, da Montanelli a Feltrinelli, a chiunque gli desse fastidio. Questa è la rabbia di Bianciardi. Cioè lui cosa fa? Per Bompiani, traduce questo libro di Parkinson che si chiama Come si sale al vertice, che è un manualetto per parodico, ironico, su come diventare capo di azienda. Lui chiaramente cosa fa? Prende questo libro, lo traduce, poi ne prende l'idea, ne prende la struttura e scrive questo libro. Lui attraverso la parodia, attraverso la traduzione, attraverso la parodia, elabora la propria rabbia sociale e la scaglia contro chi dà fastidio, cioè praticamente tutti. Poi traduce, cioè prima di questo, in realtà ho sbagliato a mettere io in ordine, traduce il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno. Per lui sono uno stravolgimento incredibile. C'è uno studioso che si chiama Maiolani che dice la grande influenza che ha Miller in Bianciardi è di tipo strutturale, cioè se vi ricordate, sia nel lavoro culturale sia nelle integrazioni, i protagonisti sono due. Sono Luciano e Marcello. Ok? Luciano Bianchi e Marcello Bianchi. Poi Marcello sarà il figlio avuto dalla Maria Jatosti. Queste cose un po' strane di Bianciardi, chi lo sa. E a un certo punto, questo doppelganger si unisce in uno. Questo avviene per Miller, perché Henry Miller scrive una pisciata, per utilizzare le parole di Bianciardi, estrema su Parigi, sull'America, sulla società europea, sulle istituzioni, ma gigantesca. Parla, descrive posizioni sessuali, insulta, bestemmia, fa quello che vuole. Descrive il miracolo teologico come letteralmente un pezzo di merda su un piatto d'argento. Questa cosa spaccherà la testa a Bianciardi, che infatti parlerà di miracolo economico, miracolo, 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 e ne parlerà con il portato rabbioso di Miller, che però non è un portato che Bianciardi condivide del tutto, perché Miller è un vero outsider. Cioè a un certo punto sì, se ne va a Big Sur con i suoi soldi e non gliene frega niente, e vivrà tantissimo. Noi sappiamo che fine ha fatto purtroppo Bianciardi. E deve anche da questa sorta di traduzione a un certo punto alcolica della sua rabbia personale, sociale, relazionale. Poi non voglio fare per niente lo psicologo, non mi piace. La psicocritica per fortuna è morta. Il libro che potesse far saltare il mondo, scrive Henry Miller. E non lo scrive solo
nei tropici. Lo scrive anche in un libro bellissimo che si chiama Arte e Oltraggio, pubblicato sempre da Feltrinelli un anno prima. Un libro di epistolare, dove lui con Laurence Darrell e Alfred Perlet parla di cosa significhi oltraggiare nell'arte. Nella prefazione di Piovene, Piovene dice: Miller è un vero moralista dalla parte della libertà, non della censura. E questa cosa, secondo me, si schiaffa nella mente di Blanchard ancora, che scriverà della censura e del comune senso del pudore continuamente e cercherà di scandalizzare e oltraggiare continuamente. Su questo libro che potesse far saldare il mondo, che poi è anche il grande libro, il grosso libro in Blanchard, quante volte nella vita gradisce questo grosso libro, questo grasso libro, e poi un calco anche qui dal nostro Miller. Ne fa tanti di calchi, per esempio un altro famosissimo è Buco di Buio. Blanchard non sapeva giustamente come tradurre alcune cose, perché non erano ancora state tradotte. Black hole, cioè letteralmente il buco nero, che ora noi abbiamo abbastanza confidenza, lui non sapeva come tradurlo. E allora traduce buco di buio. Gli è piaciuta talmente tanto questa cosa, che la utilizza come metafora psicologica. Questo, sono caduto in un buco di buio, eccetera, eccetera. La parola queer, che adesso per tutti è abbastanza pacifica, lui l'ha tradotta matta. Quindi, per capire. Qua metto, noi stiamo arrivando alla pubblicazione della Vitagra, o almeno siamo alla pubblicazione della Vitagra, 1962, un libro che stravolge completamente il mercato, lo movimenta, lui diventa famosissimo, gli fanno i servizi Rai, a un certo punto fanno un film con Tognazzi. Il film è il più grande tradimento della poetica di Blanchard mai avvenuto, per questo è bellissimo, è un bellissimo film. Ed è estremamente personale da parte di Lizzani, che tra l'altro aveva collaborato con Blanchard, avevano proiettato un film, se non erro è Il nostro amore, non mi ricordo. Comunque su Cinema Nuovo c'erano delle foto di Lizzani con l'attrice protagonista, quindi Blanchard ci aveva già collaborato. Tra l'altro è stato Tognazzi a chiedere a Lizzani di farci un libro perché si era innamorato del protagonista. Nel libro il problema principale è l'assenza completa della rabbia. Tognazzi è un burlone in questo libro, è un simpaticone. È esattamente ciò, cioè è esattamente Blanchard come è stato percepito dopo la Vitagra, cioè come un arrabbiato che però alla fine ce la fa. Infatti, non voglio farvi spoiler, ma il fine, chi non l'ha visto, tappati le orecchie, il film non finisce. Mentre nel libro La Vitagra non esplode questo fantomatico torracchione che era il luogo dove aveva sede la Montedison, responsabile della morte dei 43 minatori, non lo fa abbattere perché viene completamente distrutto e massacrato delle incombenze, no? I soldi per le sigarette, i soldi per Mara, i soldi per il cibo, i soldi per l'affitto, eccetera, dalla performance quotidiana. Nel film lui diventa un pubblicitario incredibile quando al posto di bombedere fa dei fuochi d'artificio nel coso. Una scena che a me ha messo una rabbia gigantesca, perché è una scena legittima, estremamente legittima, però è un tradimento perché Blanchard viene scimmiottato. E il film, ripeto, è bellissimo. Poi sono sempre mie opinioni, potete anche dire no, è una. Allora, il punto fondamentale della Vitagra è che è il libro più rabbioso in assoluto. E lui in questo libro parla di una cosa molto divertente. Intanto, lui si mette esplicitamente sulla soglia di Enrico Molinari di New York, cioè Henry Miller. Lo farà spesso. A un certo punto dice Jacques Kerouacs, cioè Jacques Kerouac sarebbe la francese, ma sarebbe Jacques Kerouac. E lo fa continuamente. Qua si mette sul solco di Abelardo, tra l'altro non lo mette a caso, probabilmente non l'ha mai letto. Lo mette perché è in esergo in un libro di Miller. Cioè, i tropici di Miller cominciano con una citazione da Abelardo, quindi lui scrive probabilmente mentre traduce. Lui stesso dice in un'intervista: io traduco 6 giorni su 7, il settimo giorno mi riposo come il Signore e scrivo il mio romanzo. Quindi lui davvero quello che leggete ha l'eco di tutto ciò che traduce.
Ma perché ve lo cito? Perché lui dice: ora io sono certo di aver avuto in sorte durante la mia vita un privilegio che è toccato a ben pochi, che io sappia ad Abelardo, mutilazione finale a parte, al Molinari Enrico di New York e alla mezzala sudamericana Cherubino, pare, da quello che ne dicono gli sportivi, la sera al caffè. Astiosi contro di lui per cecità e per invidia, ed ecco perché io non sento il bisogno di intervenire nei dibattiti sull'erotismo, qua è saltato. Bianciardi si faceva il Don Giovanni, nonché non ha paura di parlare di sesso, di Eros, e lo farà per tutta la vita, scriverà anche in molte riviste porno, virgolette, perché erano riviste talmente geniali che dentro pubblicavano Bianciardi, racconti di Bianciardi come racconti di tanti altri. Ovviamente ditemi se sto parlando troppo, perché non ho bene. Poi fatemi un segno, anche una testata. Bianciardi quindi prende da Miller questa ossessione sessuale che prima non aveva. Non aveva perché né nel lavoro culturale né nell'integrazione, benché meno nei Minatori della Maremma, c'era mai un accenno così esplicito al sesso. Invece, nella vita lagra c'è e viene preso a piene mani da Miller, nonché dai sotterranei di Kerouac. Ecco. Questa cosa gli cambia la prospettiva. Di fatto lui si sente un privilegiato perché comprende la centralità sociale del sesso. In quel periodo, ora io vi dico una cosa divertente, che anzi faccio una call for paper, cioè io non ho capito una cosa, lui l'ha tradotto o no Herbert Marcuse? In un articolo scrive, quando comparve in Italia il suo primo scritto lo tradusse, in una parentesi, guarda caso chi firma questa rubrica. Ora, nessuno ha mai cercato questo libro, io ho cercato in tutti i modi, non so dove cavolo l'ha tradotto Marcuse, però sarebbe un altro indizio del fatto che lui, la rabbia sociale e la sua volontà di scrittura, che poi equivalgono, passano sempre attraverso la traduzione. E anche Herbert Marcuse, che è stato sempre continuamente tirato in ballo come il modello di Bianciardi, in realtà probabilmente non era il modello di Bianciardi, ma è soltanto uno dei tanti tradotti. Ha letto ovviamente Eros e Civiltà, in cui Marcuse dice che la liberazione sessuale sarebbe il primo passo, anzi il passo necessario alla liberazione sociale. Bianciardi non è d'accordo, poi ve lo dico perché. Infatti Miller parla del terra del Fotti, la famosa terra del Fotti come utopia sessuale. Bianciardi invece, che è molto più elegante di Miller, Miller è fluviale, Bianciardi aveva una formazione ottocentesca. Parla di neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio. Una formula perfetta, che poi alla fine della nostra lezione sarà chiarissima. L'utopia sessuale bianciardiana. Vabbè, qui parlo anche di una questione, cioè quando lui viene chiamato l'anarchico, ma anarchico mica tanto, è sempre stato all'interno della società. Perché anarchico? Come dice Zublena, perché lui aumenta la temperatura stilistica come correlativo oggettivo della sua volontà di rivolta. È quello che stiamo dicendo. Lui fa parodia anche linguistica, cioè espressionista, perché in questo e solo esclusivamente in questo riesce a esprimere la sua rabbia sociale, il suo Certo. desiderio di rivolta. Altro modo non può fare, anche perché ha due famiglie a carico. Quindi lui si alza, traduce, traduce, traduce e poi scrive i suoi sproloqui. Traduce, traduce, traduce e scrive i suoi sproloqui. Del disattivismo è una questione molto importante, cioè la percezione che nel dibattito filosofico di allora come contemporaneo lo smettere di fare fosse molto più potente del fare è una cosa davvero attuale e attualizzabile. Il manifesto Scum parla di slavoro. Come anche Bruno Latour, uno dei filosofi più importanti in assoluto contemporanei, contro la catastrofe climatica, dice: noi non dobbiamo sperare che la tecnologia ci sopravviva, noi dobbiamo dismettere tutto, smettere di produrre, tornare a fare, a cucinare col fuoco. Bianciardi lo diceva: per distruggere il neocapitalismo dei neopadroni bisogna fare il neocristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio, cioè smettere di fare niente, qualsiasi cosa è fare l'amore, come scriveva spesso lui, che è molto più elegante di Miller, che invece descriveva qualsiasi cosa.
Anche se forse Bianciardi ha scritto un romanzo erotico, gira questa voce, non si sa dove sia, non si sa se è mai esistito, ma perché Maria Jatossi ha scritto novelle erotiche. E quindi si crede che qualcuno in cantina abbia questo bel romanzo. Sarebbe... Lui a un certo punto fa uno di quei suoi sproloqui deliranti, utopici, in cui dice: No, Tacconi Otello. Personaggio reale, l'unico che viene nominato per nome e cognome all'interno della Vita Agra, che poi lo denuncerà, o almeno è la moglie a denunciare Bianciardi, perché dice che gli ha rovinato l'immagine. Tacconi Otello morirà prima del processo, e tra l'altro Bianciardi vincerà il processo. Bianciardi è andato 2 volte a processo, la seconda volta per La solita zuppa, un romanzo dove lui scrive che Gesù non moltiplicava pani e pesci, ma, scusate la citazione, i cazzi. Quindi, quando ha scritto questa cosa, letteralmente così, è stato portato a processo per offesa al comune senso del pudore e ha vinto. Perché Umberto Eco l'ha difeso dicendo che è opera d'arte, l'unica difesa possibile che poteva avere a quel tempo, e perché in realtà a un certo punto il giudice, l'ultima giornata, è arrivato con una pila di libri di Bianciardi e ha fatto: Bianciardi è assolto, però venga qui a firmarmeli. Piccola parentesi, torniamo indietro. In questo grande sproloquio, bellissimo, in cui cita Tacconi, sta definendo la sua utopia. Dopo la rabbia furiosa della Vita Agra, dopo a un certo punto dice: Questo lo so, è il libro di un'ostrica malata che non è neanche in grado di fabbricare la perla. Vedete quanta profonda depressione, c'è una possibilità che fosse depresso. Però... No, Tacconi, ora so che non basta sganasciare la dirigenza politica, economica, social-divertentistica italiana. La rivoluzione deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in interiore homine. Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, anzi rinunziare a quelli che ha. La rinunzia sarà graduale, iniziando con eccetera, eccetera. Qua, spera, vado un po' più veloce perché è bello, ma c'è dentro la Vita Agra. Però è molto lungo. Semplicemente dice: Dismettiamo qualsiasi cosa. A un certo punto dice: Gli animali domestici passeggeranno. A un certo punto, nell'attesa che ciò avvenga, perché parla anche ovviamente di accoppiamenti liberi per le strade, per i giardini. Lui parla sempre di giardino romantico, dopo tutto, elabora le linee teoriche di questo mio neocristianesimo sfondo disattivistico e copulatorio. Però, mentre lo fa, io devo difendermi e sopravvivere. L'eros, quindi, è uno dei suoi elementi del rovesciamento parodico. Parlo di rovesciamento parodico perché è un sintagma per accademici, Bakhtin ne parla. Qua cosa c'entra la rabbia? C'entra, perché per rabbia, per Bianciardi, è tutto. Lui è l'arrabbiato per definizione. E all'interno di questo cliché estremo, noi dobbiamo rendere talmente complesso il concetto di arrabbiato da fargli includere qualsiasi cosa abbia fatto a Bianciardi. Secondo me è l'unico modo. Cioè, per dare il senso reale di questa rabbia in Bianciardi, deve essere vitale, deve includere tutta la sua opera, per me, questo perché mi diverto a fare così. Però l'eros, a parte che ho trovato digitando eros e rabbia un intervento di Recalcati che non ho voluto leggere, però lui ha scritto dei racconti erotici. Sono Il peripatetico, I sessuofili e La solita zuppa, poi anche Exodus. Il peripatetico è un racconto bellissimo dove lui letteralmente va a prostitute, descrive le tariffe, eccetera, eccetera, non fa altro. I sessuofili è un racconto in cui lui descrive se stesso che va in un circolo di sessuofili. E La solita zuppa è un racconto, io l'ho chiamato discronico perché non è neanche un cronico, è un capovolgimento. Cioè lui immagina che il tabù all'interno della società italiana non è il sesso, ma è il cibo. Quindi lui dice... Secondo me si è fatto ispirare anche da Miller, perché a un certo punto Miller insiste, si incavola con uno dei suoi ospiti, cioè Miller, Harry Miller letteralmente parassitava, c'era uno di quelli che andava a casa degli altri a farsi ospitare per mesi. A un certo punto sbotta e dice: Il semolino fa cagare, il semolino fa cagare.
Orlando. Bene, Bianciardi scrive che lui si è sposato a 18 anni col semolino e quindi per tutta la vita dovrà mangiare semolino. Non è una metafora, è un capovolgimento, cioè lui davvero immagina questo mondo parallelo paradossale, tant'è che lui descrive il delivery moderno, i delivery che portano con il motorino i piatti, portavano i mandungo, le donne bellissime, eccetera, eccetera, e andavano a casa e facevano le orge tutti insieme. Capirete perché a un certo punto l'hanno denunciato, perché oltre alla scena di Gesù che durante il miracolo dei pesci invece moltiplicava, eccetera, lui descrive un bambino che si masturba nel 1965 e dice: "Oh, che bello questo bambino, come si masturba bene." Capite che forse sarebbe stato censurato anche oggi. Però questa cosa la fa per esprimere come sia ridicolo, cioè questa oltranza, questo eccesso. Vi fa capire come lui creda sia estremamente ridicolo la censura sull'erotico, che in quel tempo era ancora molto forte. Poi lo sappiamo, Bianciardi era un polemico, e qui arriviamo al suo concetto di rabbia. Lui la rabbia la direziona verso tutti, cioè davvero indistintamente. Non si capisce mai se è serio o faceto, non se ci è o ci fa, non si capisce. A un certo punto scrive un articolo intitolato "Ammazziamo le mogli". Cioè, scrive davvero cose violentissime, ma perché per lui la rabbia, come l'oltraggio, è questione di stile. Lui vuole far arrivare un messaggio di capovolgimento sociale. E poi arriveremo anche a questo. Questa è la parte di La solita zuppa, una prima rivoluzione contro il tabù e contenuta in germe nel cristianesimo primitivo. Oggi purtroppo la parola del maestro ci giunge svisata dal sordo lavorio degli esegeti, a scuola di catechismo ci si insegna, eccetera, eccetera. Non ve lo leggo perché non voglio istigarvi. Exodus, scusate, ogni tanto quando riprendo voce urlo. Exodus è un racconto stupendo che lui ambienta qua a Grosseto, però nel periodo preromano, cioè con gli Etruschi. Descrive una delle feste un po' orgiastiche etrusche, dove per l'appunto tutti fanno festa, mangiano, bevono e fanno l'amore tutti insieme, a brigate, lui dice. In questo libro, in questo raccontino, tra l'altro, inventa la lingua etrusca. Cioè si inventa, sappiamo che non è traducibile, si inventa la lingua etrusca, è bellissimo perché se voi andate a cercare, chiama i maschi tipo Shavik, Shamak, Pirla, e le femmine, non mi ricordo, Shavik, Shamak, Cretina, una cosa del genere, non mi ricordo. Comunque, ovviamente, al suo modo, prende in giro. E arriviamo, perché io sto cercando di andare un pochino più veloce, però se avete domande, se soprattutto vi sembrano stupide o eccessive le mie cose, alzate le mani e ditemelo, perché in realtà, ovviamente, il critico, piccola parentesi, deve dire io, togliersi è un pochino un giochetto al nascondersi. In realtà è ovvio che questa è la mia lettura, sì, con qualche dato filologico, però è la mia lettura di Bianciardi, che può essere assolutamente sconfessata, anzi piacerebbe a Bianciardi che fosse sconfessata e poi che la sconfessione fosse sconfessata ancora in un infinito ciclo divertente. Andiamo ad aprire il fuoco. Che il titolo dell'intervento era "Da la vita agra ad aprire il fuoco". La vita agra è uno sproloquio. Maria Antonietta Grignani dice una passeggiata a trattino sproloquio. Cioè lui non fa altro che camminare e insultare. Basta. Qualche volta è sdraiato con Anna, quella che chiama Anna. Ma il resto non fa altro. Insulta quella che gli dà le traduzioni, che è probabilmente Fernanda Pivano, insulta Feltrinelli che chiama Timberjack e a cui de dedica un'eiaculazione ritardatissima, testuali parole. Lo sono imparato a memoria purtroppo, l'ho letto troppe volte. Parentesi, c'è anche un audiolibro bellissimo fatto da Emons Edizioni, presentato recentemente. L'ho riascoltato venendo qui, bellissimo. Arriva ad aprire il fuoco, che è il libro che tutti hanno estremamente, profondamente odiato. Colpa di moltissimi critici che hanno detto che era il punto più basso di Bianciardi, che era stanco, probabilmente è vero,
che era un ubriacone, probabilmente è vero. In quel periodo Bianciardi, dopo il 1962, Bianciardi è stata a Milano tanto tempo. È stata a Milano, ma non ce la faceva più. Traduceva, traduceva, traduceva. In realtà il momento di maggiore traduzione è stato tra il 1960 e il 1962, quando lui traduceva anche 15 libri all'anno. Capite anche perché traduceva male, perché non poteva tradurre bene. C'è stato lui stesso in una testimonianza, dice: ho tradotto il libro in 48 ore. Immaginate cosa ha fatto, cioè l'ha messo su Google Translate, io non mi spiego altro. È impossibile, perché aveva bisogno di soldi. Perché? Perché stava nascendo Marcello. Allora, dovevano fare la visita ginecologica. Allora, dopo, a un certo punto, lui si tranquillizza e dice: cavolo, finalmente un po' di libertà. Rifiuta il posto al Corriere della Sera che offertogli da Indro Montanelli, perché testimonianza di Maria Aia Tosti, lui è il nemico, e di fatto è il nemico, come continua a esserlo per molte fazioni giustamente di sinistra in questo momento. Quando gli versano la vernice addosso a Milano, Bianciardi sarebbe contento, si fa uno sghignazzata. Nel 1900 però, 66-67, Maria Aia Tosti comincia a essere stanca, questo bambino piccolo, comprano casa a Rapallo. Tra l'altro l'Intercity che porta da Milano a Grosseto ferma a Rapallo, il segno del tempo, e si compra questa casa lì. Bianciardi fa il pendolare da Milano a Rapallo, poi si trasferisce a Rapallo e di fatto finisce la sua esistenza di intellettuale lì. Per quale motivo? Perché a Rapallo gli viene, detto senza giri di parole, gli viene il culo grosso, cioè si siede e dice: basta, non ce la faccio più. Lavora tranquillamente, mi sembra anche in una libreria. Torna a Milano quando litiga con Maria Aia Tosti e a quel punto si lascia all'autodistrazione alcolica, dopo un tentativo di recupero anche con la sua famiglia qui. Quindi a un certo punto della sua vita ha cercato di ricucire tutte le ferite estreme che aveva di fatto procurato. Però muore nel 71, se non erro, dopo questa sorta di autodistruzione alcolica da grappa gialla toscana, specifica un amico in una lettera. In questo periodo, cioè quando è a Rapallo, scrive Aprire il fuoco. Infatti parla di diurno battonaggio, cioè lui andava avanti e indietro da Milano con questa valigetta piena del diurno battonaggio. Paragona la traduzione alla prostituzione. Per lui forse lo è perché lo pagano profumatamente per fare una cosa che non ha più voglia di fare, ma ha anche parlato nel libro che mi ha regolato, c'è scritto Cassola e Bianciardi, compagni di Barella, e Bianciardi a un certo punto dice: la traduzione è il lavoro di spalatore, cioè si fa con la vanga e la barella. Prima aveva una concezione molto terrena, molto da coltivatore della traduzione, ed è una bella metafora, cioè prendere un po' di terra e spostarla da un'altra parte. È anche in qualche modo eticamente orientato. Invece poi alla fine della sua vita parla di battonaggio. Il libro, come vedete qui, sovrappone le vicende delle 5 giornate di Milano, quindi rivolta reale, profondamente rabbiosa. In 5 giorni i milanesi scacciano 15.000 soldati austriaci, con il 1968, che è la rivoluzione. Apparente, abbiamo visto che non ha granché funzionato, in cui lavoratori e studenti occupano istituzioni, soprattutto culturali. E qua vi do anche i nomi di alcuni libri che lui parodizza. Perché vi dico questo? Perché quello che la critica non ha capito, confermando probabilmente un sospetto anche che è stato di Tommaso Landolfi, un grande altro scrittore toscano, che un giorno scrive La passeggiata, un racconto letteralmente incomprensibile. Quando lo presenta e lo legge in pubblico, i critici dicono: ma ha inventato una nuova lingua. Lui no, da casa si era portato il dizionario che aveva usato e ha detto: no, questo è italiano, è solo che voi non lo conoscete. Ha ragione Bianciardi, cioè ha ragione Landolfi, ha ragione Bianciardi in questo momento, perché lui scrive un libro in toscano, e in milanese, e in italiano, tra virgolette, dell'Ottocento, prendendo spunto dai libri di Giovanni Visconti Venosta, che tra l'altro nel libro è uno dei suoi allievi. Quindi la differenza di lingua, come la differenza di lingua
in La vita agra deriva dall'ipotesto di Henry Miller, qui deriva dall'ipotesto ottocentesco. Farà lo stesso con Giuseppe Bandi, sapete che Bianciardi prefà i Mille di Giuseppe Bandi, scrive Garibaldi, scrive Draghi avanti un passo, scrive tutti questi libri che sono didattici, cioè sarebbero delle biografie ufficiali. Lui inventa un sacco di robe, ovviamente. Bianciardi riprende Nostra e lo fa per l'appunto facendo il personaggio, cioè chi è Bianciardi in questo libro? È un signore che sta in affitto, in subaffitto, a casa di questa donna, con il figlio di questa donna, cioè traduce Maria Jatowski in una donna che lo ospita, che fa avanti e indietro per Milano perché deve fare da precettore, da maestro, a due splendidi bambini di alta borghesia. Questi splendidi bambini, uno dei due è Giovanni Visconti Venosta. Perché dice questo? Bianciardi è arrivato al culmine della sua teorizzazione rivoluzionaria. Bianciardi non teorizza mai, non ce la fa, si annoia probabilmente. Scrive un libro che è letteralmente un'utopia, o almeno una sovrapposizione temporale, cioè appiattisce un secolo in 5 giorni, cioè il 48 e il 68, cioè 120 anni li appiattisce, perché in qualche modo desidererebbe una sorta di nuova rivoluzione delle 5 giornate per liberarsi. Anzi, vorrebbe delle 5 giornate permanenti, perché secondo lui l'unico modo per essere liberi è continuamente essere rivoluzionari. Lui è un precettore che a un certo punto si trova con Carlo Cattaneo, che fuma il sigaro davanti alla TV, a lottare contro degli austriaci comandati da Hitler, così un po' mischia, e sostanzialmente combatte, quindi immagina proprio la gente che butta l'olio, eccetera, eccetera. Io qui, mentre venivo, mi sono reso conto di questo quadro che ho visto con i miei alunni. Io lavoro alle scuole, ho lavorato alle scuole medie quest'anno. Con i miei alunni siamo andati al Museo del Risorgimento e la guida ci ha fatto vedere questo quadro molto bello, si vede, sì. Di due donne, letteralmente sarebbe il corrispettivo delle mutandine, questo per l'Ottocento, cioè erano completamente senza vestiti, era un oltraggio al comune del senso del pudore, che sventolano la bandiera italiana. Perché il pittore l'ha fatto? Perché questo era il simbolo della rivoluzione delle 5 giornate. Cioè le donne che uscivano per strada in sottovesti, praticamente, e che rivoluzionavano insieme. Si testimoniano anche durante quei giorni, anche ovviamente, atti sessuali in luogo pubblico, eccetera, eccetera. E lui, Bianciardi, legge, secondo me, ovviamente, questa è una mia idea. Guarda questo quadro, perché tra l'altro Bianciardi viveva a 2 passi dal Museo del Risorgimento a Milano. Dice: in quelle giornate, per nessun verso comune, venne meno, fra le altre cose, il comune sentimento del pudore. Poco o nulla badavano persino le dame dell'aristocrazia di andar mostrando nell'impeto della rivoluzione giarrettiere e brache. Qualcuna neanche la portava per la furia con cui era uscita di casa a battersi. Ma ormai gli uomini non ci facevano un gran caso, ne facevano caso le belle donne alle arditezze dei giovani che come tanti bambini, eccetera, eccetera. Secondo me prende spunto. Ed è interessante perché anche in una rivoluzione estremamente politica, Bianciardi questo elemento sessuale lo deve mettere. Sessuale inteso erotico, cioè Bianciardi non è rozzo come Miller, ripeto. Miller è rozzo perché lui crede nell'assoluto, nell'assoluta bassezza come assoluta altezza. Bianciardi invece è molto preciso, molto elegante. Racconta dell'eros perché crede davvero che una rivoluzione possa essere, cioè che l'esito normale di una rabbia perenne possa essere invece una pacificazione perenne attraverso l'eros. E qui in realtà vi ho messo un articolo che si chiama "E se la rivoluzione fosse già scoppiata", pubblicato in Kent, che era una rivista pseudoerotica. Lui scrive tantissimi di questi ispiratissimi, di una bellezza strabiliante. Risponde alla lettera di un lettore, anche se molto probabilmente le lettere che gli mandavano i lettori non erano vere. Anche c'è la raccolta del Anche del guerriero sportivo. guerriero sportivo. Sono tutte finte. Cioè, secondo voi Carmelo Bene davvero scrive a Bianciardi: "Fammi la formazione, dimmi in che posizione giocherò"? Sì. E Bianciardi Ah. dice: "Alla destra". Non credo, però
Però anche in questa invenzione, che testimoniata da Maria Jatosti, che ha detto più volte che secondo lei inventava, ma non condivideva manco con lei queste trovate, lui scrive alla domanda: è possibile una rivoluzione? La fantasia prese il potere, quella volta a Milano. Pare che vi fossero pubblici accoppiamenti nei giardini e nei parchi, verso mezzogiorno, eccetera, eccetera. Il mondo è capovolto. Tu ti metti a piangere per il dissesto, giuri che non bisogna più lavorare, hai capito che per decenni ti hanno fatto mangiare la cacca, dandoti pacche sulle spalle, dicendoti come un bambino bravo, bravo. Decidi che non ne mangerei più, che non è degno né di te né di loro, decidi di fare qualcosa che danneggi, inceppi, logori il sistema. Hai anche cominciato a capire quali sono gli atti che non servono. Per esempio, sai che non serve a nulla scrivere libri. Puoi metterci dentro tutto quello che vuoi, anche la dinamite verbale nei libri, ma non appena li hai scritti, essi vengono stampati e venduti. E quanto più credi di essere stato cattivo, tanto più gli altri ti dicono bravo. E ti vendono. No, gli atti rivoluzionari sono sempre di segno negativo. Per questo io vi dico che la rabbia in Bianciardi non è una rabbia personale, cioè non è una rabbia che lui esprime nei comportamenti di ogni giorno. Non lo so, probabilmente, forse aveva un caratteraccio, non lo so, questo bisogna chiederlo. Però lassù, il concetto di rabbia per Bianciardi, a parte rabbia autorivolta, perché lui letteralmente era un masochista dal punto di vista psicologico, cioè fa di tutto per farsi del male, però la rabbia lui la concepisce come questione stilistica, cioè come connotato satirico, come parodia, come elemento di temperatura del testo. Il problema è che a un certo punto si rende conto che non serve a niente. La rabbia deve essere direzionata da un'altra parte, deve essere passiva. Lui è passivo-aggressivo per eccellenza. Chi può, tiri le bombe, chi non può, pianga e neghi, oppure rida e neghi. La rivoluzione si fa in mille modi, purché sia contro il sistema, purché una volta distrutto il potere non lo sostituisca con un potere nuovo. No, l'unica salvezza per la rivoluzione sta nel non cessare mai. L'unica rivoluzione possibile, insomma, è la rivoluzione permanente. Giovane amico di Ferrara, signor Saint-Just, ora lei ha avvertito, sì, la rivoluzione è già scoppiata, facciamo in modo che duri eterna. Questa è la sua teorizzazione più grande, sia in La vita agra, sia in Aprire il fuoco, lui si scaglia rabbiosamente contro davvero tutti, letteralmente tutti. Se voi cercate, non so se l'avete letto Aprire il fuoco, però non so se tutti l'hanno letto, però a un certo punto ci sono pagine e pagine e pagine contro quello che lui chiama il duca della minchia, il duca della fessa, il duca dell'usucunnu, dell'ucazzu. Perché? Perché lui prende la parola duca e la affianca a tutte le traduzioni dialettali di tutti i membri, cioè del membro maschile in tutti i dialetti d'Italia. Lo fa per circa, l'avevo contato, forse 96-97 volte. Chi è il duca? Uno, un genio, il duca Bompiani, colui che aveva Bompiani, perché ha osato denunciarlo perché Bianciardi aveva promesso a lui La vita agra e poi l'ha pubblicata con Rizzoli. Aveva solo osato denunciarlo per una cosa che forse aveva anche senso. E lui che fa? Gli dedica decine di pagine in cui lo chiama della minchia, dello cazzo, dello sucunnu, di quello che è, e lo distrugge. Immagina anche, cioè descrive anche il processo insultandolo, dicendo che è un idiota, un incompetente. Bompiani era un genio. Tra l'altro ci sono forse i ricorsi storici. Bompiani, la figlia di Bompiani, poi si è sposata con Ottiero Ottieri, che è un autore che, come dicevo, io ho amato, ma è strano che non si siano mai incontrati. Infatti io sono andato al fondo manoscritti e ho trovato una lettera di Ottiero Ottieri mandata a Bianciardi senza mai aver ricevuto risposta, in cui Ottieri dice: Bianciardi, mi piacerebbe tantissimo parlare con te, perché quando tu parli di Milano, che è una città assente, io mi sento così. Poi avranno due percorsi paralleli. Da un lato Bianciardi diventerà un rivoluzionario eroticamente connotato, dall'altro Ottieri scriverà solo prosa erotica, narrativa e poesia erotica alla fine. Cioè arrivano, secondo me si parlavano con i messaggini, con i piccioni.
Cosa volevo dire? La parodia rabbia. Quello per dire, il paradigma che vorrei utilizzare è questa parodia rabbiosa, che è proprio il modo per Blanchard di capovolgere a livello rivoluzionario tutto, letteralmente tutto. Dalla fonte che decide di rovesciare, perché del resto non dovete immaginare la parodia come qualcosa di stantio, cioè è una decisione, lui decide di capovolgere la fonte del Bundy e vi assicuro che sotto ogni racconto, perché questa è la tesi, è la tesi in cui io trovo ogni fonte di ogni racconto e testo di Blanchard, dalla fonte si capisce qual è la direzione politica. Perché Blanchard è sempre stato un outsider anche in politica. Voi lo sapete, non ha mai preso la tessera di partito, perché credeva un po' che fosse una scemenza. Lui era un anarchico talmente radicale da essere anarchico con gli anarchici. Quindi lui cambiava vento sulla base delle sue idee sull'istante. Scrive anche un bellissimo articolo di giornale, che poi di fatto sono racconti sempre, quasi sempre, sul sbarco sulla Luna, e dice una cosa che si dice ancora, ma lui lo diceva sul serio. Dice: ah, cavolo, che bello che siamo arrivati sulla Luna. Sì, e poi però i burmini muoiono di fame. Lo dice davvero, ma lo dice con una pertinenza e con una verità in quel momento. Cioè lui è qualunquista profondamente, cioè lui davvero vorrebbe scagliarsi contro tutti, perché crede, a parte che lo fa con metodo e con estremo rigore filologico, a parte la laurea in filosofia, lui aveva anche una passione linguistica, una passione filologica. Però questo scagliare la sua rabbia contro tutto e tutti, per lui era l'unico modo per sollevare il polverone e far sì che poi, forse lui credeva persone migliori di lui stesso, continuassero il discorso. Elogia tantissimo, per esempio, Franco Fortini. Dice: io sono un Marcusalemme, dice. Però il più grande teorico è Franco Fortini. Parla anche male bene di Pasolini, parla anche male bene di Leonida Repaci. Dico male bene perché li insulta, ma si vede che gli vuole bene. Quindi, se la vita agra, la rabbia sembra piuttosto formale, desunta dai Beat e da Miller, in Aprire il Fuoco la rabbia è politica. Cioè, è militante, lui davvero dice: mettiamo le bombe. Poi si difenderà sempre quando viene accusato di essere un dinamitardo. Dice: no, ma io dico bombe metaforiche, eccetera, eccetera. Ma chi lo sa? Forse sarebbe piaciuto anche a lui morire piazzando una bomba su un traliccio a Milano come Feltrinelli. Diciamo che lui ha criticato tantissimo Feltrinelli per essere stato sempre un ipocrita, no? Gli ha rubato il cappotto. Sì, c'è questa storia Sì. dove Feltrinelli batteva il pugno dicendo: i lavoratori devono. Allora lui si alza, gli ruba il cappotto di cammello che costava un sacco di soldi, dice: evviva i lavoratori, porco, bestemmiando, perché poi era un ottimo bestemmiatore. La cosa principale è che lui voleva bene a Feltrinelli e Feltrinelli voleva bene a lui, soltanto che non apprezzava la sua ipocrisia, no? Feltrinelli diceva, giocava alle corse dei cavalli, scommetteva e poi licenziava una persona per coprire le scommesse. Però poi Feltrinelli, forse per anche un delirio paranoico, nonché per alcune ragioni le aveva, muore per l'attentato che stava facendo lui stesso. Quindi forse è diventato più radicale. Per quello dico che Blanchard è un profeta, Feltrinelli diventa un cinico, a un certo punto diventa fa guerriglia. Aprire il fuoco finisce come finisce una sorta di fusione tra il 48 e il 68, cioè finisce sia con la vittoria sia con la sconfitta. Lui dice testualmente: dovevate occupare le banche, non le scuole, non le università, ma le banche. Questo lo dice nel 68, poi pubblicato nel 69. Ebbè, io ho solo 26 anni, nonostante la mia pelata estrema, però devo dire forse aveva ragione. Ma infatti, quando rileggevo, mi sono andato a vedere il video YouTube di quel ragazzino che poi è stato massacrato dai media, che diceva: se non bruci le banche sei un coglione. Non so se ve lo ricordate, testuali parole anche qui. Io cito soltanto, le parolacce le metto solo per citazione. Lui è stato massacrato, però forse aveva ragione. E Blanchard sarebbe stato d'accordissimo. Diceva: dovevate occupare le banche, non le scuole, ma le banche. E alla fine l'avviso
che io ho deciso di impaginare bianco, come lui stesso ha impaginato ovviamente alla fine di Aprire il fuoco, è nel marzo del 1959 successero a Milano parecchie cose, ma non vi fu alcuna insurrezione armata del popolo. I giornali dell'epoca me ne danno conferma. Ciò vuol dire che i fatti raccontati in questo libro sono un'invenzione. Purtroppo sì. Ovviamente parla del 1959 come data media tra il 1848 e il 1968. Però la cosa interessante è che lui, come in quella lettera precedente pubblicata in Kent, crede davvero nel potere dell'immaginazione. Cioè lui voleva letteralmente seminare il germe del dubbio in ogni singola persona che entrava in contatto con i suoi testi. E l'impressione che si ha quando si legge Bianciardi è questa, che tutta la sua furia, talvolta anche immotivata, dici inizia a stare esagerando, però ti fa venire un solletichio strano, dici ma di cosa sta, perché è così? E spesso spinge a questo scavo ulteriore, cioè molti hanno detto che Bianciardi, ne discutevamo prima, è un erede di Gadda, ma Gadda è un elitario, Gadda parla a contini, basta. Parla ai critici. Bianciardi scrive difficile perché non gli riesce altrimenti, o perché crede che il lettore, qualsiasi, chiunque gli sia, può raggiungere quel livello di difficoltà. Utilizza un doppio codice, come direbbe Umberto Eco, cioè il libro La vita agra, come tanti altri, possono essere letti come libri davvero di divertimento, te lo puoi leggere alla spiaggia. Magari non capisci metà delle cose, però fluisce. Il doppio codice è questa volontà dello scrittore di porre due piani, uno sopra l'altro, dice Umberto Eco. Tutti i libri sono così, uno per chi può capire e l'altro per chi legge così. In Bianciardi non era così. Questo doppio codice, vedete questa duplicità che lui spesso, ricordate Marcello e Luciano che si uniscono, i due anni che si uniscono, questa duplicità in realtà la sovrappone, e i suoi libri infatti sono degli sproloqui in una lingua da bar, e poi a un certo punto ti fa la digressione linguistica, come inizia La vita agra? Tutto sommato io darei ragione all'Adelung, perché se partiamo dall'alto tedesco Breite, il passaggio a Breite è facile, parla di linguistica per 4 pagine, eppure nessuno si chiede ma perché lo sta facendo, nessuno si chiede cavolo ma che è difficile, no è difficile ma questo ritmo, questo metodo, questo andamento, questo trottio che è per lui questo metodo parodico rabbioso ti coinvolgono, e questa è la sua più grande novità. Poi qua ha fatto uno schemino simpatico, neocristianesimo a sfondo disattivistica e copulatorio, cosa vuol dire per concludere? L'insistenza sul miracolo dei pani e dei pesci è esplicito per il neocristianesimo. È intanto un calco sul neocapitalismo. Però cosa dice? Vuole negare l'aspetto istituzionale, cioè vuole un nuovo cristianesimo senza chiesa, senza cristianesimo. Cioè vuole prendere dal cristianesimo ciò che per lui era accettabile, e cioè l'idea di amore universale. Lui spesso parla di amore. Ha scritto dei racconti sull'amore bellissimi. E il viaggio in Barberia che lui scrive per le edizioni dell'Automobile è uno dei più bei racconti di reportage, trattino, racconto d'amore, lettera d'amore che sia mai stata scritta. Sono stupendi. E lui parla proprio di mangiare, bere, festeggiare a brigate. Le brigate non indica una fazione politica, indica la militanza, cioè il fatto che questo party, cioè sostanzialmente Bianciardi voleva festeggiare, voleva fare party, bere e mangiare e fare altro, in realtà è un party politico, perché vuole andare contro tutto, vuole sospendere infinitamente la società. Per questo è un anarchico puro. Lui dice che anche gli anarchici tendono a essere statali, perché alla fine devono trovare un modo per sopravvivere. A livello, e quindi diventano esattamente il proprio nemico, no? Bianciardi vuole una festa perenne, una sorta di paradiso islamico. E la rinuncia sarà graduale, dice, no? Il disattivismo cosa vuol dire? Dismettere. Cosa bisogna fare? Bisogna interrompere la performance lavorativa. E quello che criticato ci
costantemente, stiamo finalmente facendo noi giovincelli che non vogliamo lavorare negli stagionali. Cioè, interrompere il circolo vizioso continuo di chi vuole farci lavorare senza darci niente. Io sarei per il lavoro debilita l'uomo, se è meglio dire, probabile. Pianciardi voleva questo, cioè smettere. Perché solo smettendo ci si potrà accorgere a un certo punto cosa desideriamo. Al centro del progetto di Marcuse, forse Bianciardi non l'aveva neanche letto molto bene, perché anche lui sfoglia, si diverte, prende in giro, soprattutto fa misunderstanding, cioè fa apposta a capire male. È uno di quelli che se lo vedi al bar e ci vuoi discutere, dopo un po' di stanca, ti dice: ma tu lo fai apposta a farmi innervosire? Sì, Bianciardi fa apposta a farmi innervosire, a capire male lo fa apposta. Lui capisce tutto e poi fa finta di non capire. Marcuse diceva che al centro è il desiderio, ed è al centro anche adesso il desiderio dei discorsi contemporanei, no? Anche ci sono dei libri che stanno uscendo su Minimum Fax, eccetera. Copulatorio, vabbè, non mi sembra molto difficile da tradurre. Lui parla di natura veridica del coito. Nella Vita Agra parla di riduzione del sesso da fine a mezzo. Ne parla anche in La Vita Agra, il film, quando c'è quella scena bellissima dove c'è Iannacci che canta L'ombrello di mio fratello. Non era un artista, ma un vero gioiello. Ecco. Mentre Iannacci canta, lui con attorno tutti i lavoratori che hanno finito di lavorare, sono lì a sbevacchiare, racconta di come la pubblicità ponga il sesso da fine, che è fine sociale, nonché evoluzionistico, a mezzo, per cui le pubblicità, anche noi con layout l'abbiamo fatto, no? E con pubblicità esplicite perché vogliono portarti a comprare il prodotto. Quindi questo per lui è un pericolo perché, ed è quello che è successo in realtà, cioè adesso tutto è estremamente sessualizzato, anche i social sono estremamente sessualizzati e uno si trova sempre di fronte a queste immagini che un po' confondono perché non si capisce quale sia l'obiettivo, ecco, è un po' particolare. E basta. L'eros liberato non rende possibile la rivoluzione, è la cosa importante però per Bianciardi, cioè l'eros liberato non è il presupposto per la rivoluzione per Bianciardi, ma è uno dei primi sintomi finalmente, cioè una delle prime liberazioni. Poi qua ho messo una cosa molto divertente, perché in realtà, divertente per niente, in realtà ne parla Palazzi all'inizio, e secondo me Bianciardi si sarebbe molto divertito in questo periodo a insultare un po' tutti. Perché Palazzi, come anche Bianciardi, ci dicono una cosa, cioè che bisogna legittimare i veri sentimenti e bisogna contestualizzare. Bianciardi si scagliava tantissimo contro chi negava la possibilità del divorzio, per esempio. Lui dice: abbiamo il divorzio, adesso aboliamo il matrimonio. Ma tutta questa ironia, questa rabbia, questa cosa vogliono dire? Bianciardi era estremamente consapevole del fatto che bisogna avere una misura e al contempo non una misura. Cosa voglio dire? Franco Palazzi, nel suo libro sulla rabbia, che è stupendo, porta questo bellissimo esempio di rabbia non legittimata. Vi ricordate quando è stato ucciso un ragazzo di colore a Firenze? Purtroppo, ecco, è stato ucciso probabilmente volontariamente da una persona che si dice è diventata pazza all'improvviso, come succede spesso per chi diventa un omicida, mentre la malattia mentale è una cosa spesso molto più autocentrata e molto più sofferente, come ci dimostrano tanti scrittori del secondo Novecento. Questo ragazzo è stato ucciso e giustamente i suoi compagni, nonché colleghi etnici, cioè come è successo per Black Lives Matter durante la pandemia, si sono incazzati tantissimo e hanno fatto una manifestazione in centro a Firenze, ma hanno fatto un grandissimo errore, hanno rotto una fioriera. Questo peccato imperdonabile ha portato a questi poveretti che nella maggior parte dei casi vendono fiori, perché l'ironia della sorte non è abbastanza, a rimborsare il comune per la fioriera distrutta. Questa è la misura che noi dobbiamo prendere, cioè la rabbia bianciardiana è una rabbia legittima a livello sociale. Bisogna riappropriarci della rabbia come metodo quando è legittima,
cioè fare una riflessione sulla militanza del singolo. Miancardi avrebbe spaccato tutto se avesse potuto. E l'ha fatto in certi casi, cioè lui ha utilizzato la rabbia bene quando era a Grosseto, un po' peggio quando era a Milano, perché poi intervengono altri fattori. Però questo scompenso, cioè tra l'uccisione e la rottura di una fioriera, è esattamente lo scompenso che produce rabbia al secondo grado, cioè Bianciardi era un rabbioso al cinquantesimo grado. Cioè lui osservava gli scompensi della propaganda politica, della propaganda linguistica, di tante cose, e si gettava contro. Alla fine la rabbia l'ha finito per distruggere sostanzialmente. Questa è la bibliografia minima, vi ho messo un po' di cose, se poi volete le slide, se si può girare, si gira. E io ho finito, credo. Basta. Grazie Demetrio, ha fatto una carrellata opportunamente caotica. Ma è tutto quello l'obiettivo. Su questo tema non poteva essere diverso il taglio, l'apprezziamo tantissimo, tante cose sono state dette. Io inviterei i presenti a fare le loro osservazioni, seguendo proprio il tuo invito a parlare, magari su alcuni argomenti, ne sono stati toccati tanti stasera, che ci fosse, che ne pensate, vi ci ritrovate? Qui siamo a Grosseto, quindi Bianciardi è un autore conosciuto, almeno nelle sue opere più famose, e quindi magari certe osservazioni avranno collimato con quello che ognuno di noi pensa, altre meno. Io vi invito a polemizzare. A cioè, polemizzare. Bisogna un pochino, è divertente. Sì. Ma non so se avete letto, c'è un articolo di Bianciardi sulla street art, cioè, a parte volevo fare un PS, la rabbia dei senegalesi, due punti, di Velte e Fioriere, paura in centro. Quando cade il vasetto, quando sei bambino spingi il vasetto a casa della nonna, paura a casa della nonna. No, vabbè, a parte questo, scrive un articolo negli anni 60 su le scritte che cominciano a comparire. Bianciardi, nato negli anni 20, nel 22, che guarda delle scritte spesso scurrili, spesso brutte, e dice bellissimo. È un'espressione, la massima espressione. Vi ricordate quando siete andati a Pompei in gita scolastica? E a Pompei avete trovato le frasi sconce scritte nel 300 a.C.? Stessa cosa, stessa pasta, soltanto che ora noi siamo più bigotti. È un po', cioè Bianciardi anticipava questa idea del decoro.
Ma infatti io in bibliografia ho messo Wolf Bukowski, che scrive per una casa editrice molto avanti su questo punto, e se si fa Alegre, che è La buona educazione degli oppressi. Lui parla benissimo di questo fenomeno, e davvero, cioè, quando noi leggiamo gli autori, attualizzarli è l'errore filologico più gigantesco, gigante possibile. Ma chi se ne frega della filologia? Cioè, la filologia è uno strumento fondamentale, è nonché un metodo, e i filologi sono persone strane, compreso me stesso. Però, cioè, quello che ci dà la letteratura è un pretesto per riformulare continuamente delle istanze. Cioè, noi leggiamo Omero e ancora utilizziamo Omero, cioè sono metafore della contemporaneità. Bianciardi poi ha questo vantaggio su altri scrittori, che è letteralmente un profeta. Cioè, lui purtroppo aveva capito troppo. Sapete, no, l'immagine che viene utilizzata un po' per giochetto dall'editoria con Bianciardi con l'occhio bendato, sapete perché? Qualcuno di voi sa perché c'aveva l'occhio bendato? Moshe Dayan. Se non erro, correggetemi, e forse ci dobbiamo riflettere, perché lui forse era andato a seguire una partita di basket femminile, quindi sì, dobbiamo rifletterci se è dello stesso periodo. Davvero. Appunto, è andato in Israele, no, parlavo anche per il racconto sul basket. Sul basket. Forse bisogna, ecco il filologo, parte. Però lui va in Israele, mandato per seguire delle partite di basket femminile, e si accorge che in Israele, si accorge molto presto rispetto alla diffusione delle idee e dei media, soprattutto nell'Occidente occidentalizzato, che la situazione non è sostenibile, che è quello che vediamo adesso, è ancora insostenibile. Allora lui cosa fa? Avete presente il Movember? Sapete cos'è il Movember? Quando i maschietti si mettono i baffi, si tengono i baffi durante tutto novembre per sensibilizzare al cancro alla prostata. Uno dice, ma che cosa c'entra? Se voi vedete uno per strada nel 2020 con i baffi lunghi, gli dite, ma scusa, ma perché perché hai fatto sta cosa? E lui dice, perché bisogna sensibilizzare al cancro alla prostata. È un pretesto. Lo stesso faceva Bianciardi, si era messo sta benda, tutti che lo conoscevano lo fermavano per strada e dicevano, beh, Luciano, che hai fatto? Perché in Israele? E cominciava a fare i suoi sprovi giusti. Quindi, cioè lui davvero anticipava delle pratiche di guerriglia marketing onesta. È davvero un anticipatore. Se prendete l'Antimeridiano 2, che però non è in circolazione più, credo. Non c'è più. Forse il primo lo trovate ancora, il 2 no. Ci sono tutti gli articoli. Però, cioè, verrà, lo ripubblicheremo entro l'anno. Tutti gli scritti giornalistici di Luciano Bianciardi quindi non solo quelli dell'Antimeridiano, ma quelli online, anche quelli che non sono stati inclusi nell'Antimeridiano, quindi ci sarà un terzo in più addirittura. Bello. Sono stati trovati praticamente quasi tutti quelli che sono stati, ci sarà bene quattro volumi. Sì, era un po' poligrafo, ma anche perché lo pagavano, diciamo la verità, perché lo pagavano. Infatti, se cercate nei 2000, nella prefazione tu lo dici agli Antimeridiani, sì, ne abbiamo esclusi 1000, però sono un po' tutti uguali alcuni. Perché? Perché lui che faceva? Lo chiamavano 5 giornali su 5 argomenti, cambiava un po' le frasi, cambiava il soggetto e li spediva, perché voleva un po' di soldini. Ma poi copiava tantissimo, cioè prendeva dai libri che traduceva, proprio prendeva pieno. Vabbè, ma questa era furbizia geniale. Per il resto, il senso del decoro, lui si scaglia contro il comune senso del pudore. Tant'è che gli va poco a genio quando lo assolvono dall'accusa di aver fatto oltraggio al comune senso del pudore, perché lui dice, no, io voglio essere in carcere. Cioè, voglio andare a giudizio davvero, cioè non voglio essere assolto perché sono un artista, io che ne so, se sono un artista. E scriverà tantissime cose su questa cosa, tira in ballo, cioè lui dice una cosa bellissima, anche qui, anticipando. Dice, vabbè, siete tutti sessuofobi, va bene, io non ho paura del sesso, io ho paura della morte. Io sono tanatofobo, quindi non capisco
perché in TV fanno vedere morte. E questa cosa ha cominciato a far, forse poi l'era berlusconiana dello scandalo di Cronaca Nera è partita con il suggerimento Bianciardiano, perché poi Bianciardi è stato saccheggiato soprattutto dai detrattori di Bianciardi. Però anticipava il tempo. Sì, questo sul discorso dell'anticipazione io avrei non dei dubbi, ma penso che una persona di intelligenza viva come Bianciardi, che viveva intensamente e rimuginava tanto, è chiaro che aveva delle proiezioni, l'ha dette tante. Tantissime. Su 100 che ne ha dette, ne avrà potute indovinare 10. Sicuramente. E allora non per questo possiamo dire è un profeta. No, è un intelligente lettore del proprio tempo, che ovviamente trae le conclusioni da tanti elementi, le legge bene, ecco, è un buon lettore, è un buon sociologo. Così come, per tornare al ragionamento di prima sull'esclusione e sull'emarginazione, è vero, ha scritto tante cose sulla emarginazione condannando, ma in altre parti ha scritto anche il contrario. Cioè lui per esempio è stato un uomo che non ha avuto nessuna sensibilità, nessuna, per certe fasce della popolazione italiana, mi riferisco per esempio alla disabilità, è stato spregiosissimo. Ecco, questo per evitare il santino Bianciardi. Bisogna distruggere, ecco, bisogna tirare. Perché se no Bianciardi ha fatto tutto. È stato un anticipatore dei pari diritti, non è vero? Assolutamente no. Questo libro insulta chiaramente la comunità omosessuale. Appunto, cioè sull'omosessualità è feroce, sulla disabilità è sarcastico. Contro le donne, contro le donne ha detto delle cose terribili. Tutto questo per ricollocare Bianciardi e per farcelo piacere. Perché Bianciardi tutto bianco non può piacere. Ma infatti per il monumento, io ho un'idea per il monumento della fondazione, tiratelo su e poi buttatelo e lo lasciate sdraiato. Sarebbe molto bello secondo me, così i bambini ci giocano sopra, non lo so, è un'idea molto romantica. Cioè, il mio cuore sta... la natura.
nello stesso tempo si dice sistema. Si dice contatto contro il sistema, è vero? No, no, se ne frega un borghese, si ritira a Big Sur, ma la do assolutamente. Ci vuole un'organizzazione, ci vuole una teoria. Ciao. Ma sì. Ci può sfruttare qualcosa, ma il simbolo c'è il sistema che è come il borghese con la pancia che io voglio scandalizzare la pancia. A parte che è molto molto presto anche questo, ma io non voglio difendere Bianciardi, le dico solo una cosa, che non sono del tutto d'accordo sulla differenza tra protestanti e cattolici, non in assoluto, ma nel contesto bianciardiano. Perché questo? Perché Bianciardi era profondamente amico di uno studioso che si chiama Luigi De Marchi, non più pubblicato perché è troppo violento. Cosa diceva questo sociologo? Scrive Sesso e civiltà, riprendendo Eros e civiltà di Marcuse, e attraversa tutto il cattolicesimo e descrive le pratiche sessuofobe estreme del misticismo cattolico. Quindi Bianciardi parte da una base teorica che è quella della sociologia di De Marchi. Quindi se voi volete leggerlo, forse è impossibile, non so se ci sono delle edizioni, però nelle biblioteche ci sono capitoli interi dedicati al fatto che grandissime figure femminili e maschile considerate sante, lo stesso Sant'Agostino, erano estremamente sessuofobi, nonché leggermente schizofrenici, e in molti casi preferivano, ora dico una cosa molto brutta, scusatemi, però preferivano al sesso unirsi, cioè dopo anche solo un desiderio pensato di tipo erotico o sessuale, che sono due cose diverse, dopo anche solo uno sguardo a una donna per strada, loro si autocostringevano a mangiare la merda dei malati, letteralmente, dice così, perché era una forma di punizione. Quindi non è vero che il cattolicesimo è sicuramente ha più storia, quindi è più contraddittorio. Mentre il puritanesimo ha una storia, tra virgolette, breve, per cui è meno contraddittorio. Per cui Miller si scaglia, tra l'altro da americano, contro gli americani che sono bigotti, puritani, sostanzialmente trasversalmente borghesi. Bianciardi ha dietro un retroterra cristiano che lo coinvolge, tra l'altro, e di fronte a una storia cristiana di 2000 anni, estremamente contraddittori, in ambito toscano, umbro, eccetera, eccetera, estremamente violenta, perché i mistici toscani e umbri erano delle persone completamente, dal punto di vista sociologico e strettamente sociologico di De Marchi, non vorrei offendere nessuno assolutamente, molti mistici erano completamente folli e talmente sessuofobi da arrivare a negare il proprio corpo, a flagellarlo, a distruggerlo, a bruciarsi, a mutilarsi. Quindi Bianciardi ha una prospettiva sull'eros, cioè si scaglia contro la sessofobia perché è perfettamente cosciente del portato sessofobico che abbiamo. Non è un caso,
se gli americani hanno l'ideologia del tradimento, tutta la serialità televisiva, il film, i romanzi si incentrano sul tradimento sessuale, femminile o maschile, cisgender o no, ecco, mentre la tradizione della scrittura erotica italiana è di tipo colpevole, di senso di colpa. Sempre, cioè sempre, sempre, sempre il senso di colpa cattolico, cristiano. Landolfi è un altro di quelli che ha scritto tantissimi racconti erotici, sono tutti all'insegno del senso di colpa, tutti all'insegno del dolore. Ha scritto un romanzo incestuoso, non mi ricordo, Un amore del nostro tempo, ha scritto in tre racconti, ha scritto un racconto d'amore verso una donna cieca che poi che ama proprio perché non parla, è muta, no, la muta, giustamente, la muta si intitola, perché non parla, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una tradizione misogina, estremamente misogina, perché il cattolicesimo è molto più misogino del protestantesimo, e sessuofoba. Poi, per il resto, sono d'accordo con lei, cioè Miller si scaglia contro i borghesi, il Bianciardi non sa contro chi scagliarsi, cioè non ne ha idea, probabilmente. E poi sulla contraddizione di Bianciardi. Bianciardi è estremamente contraddittorio. Dice, come ho detto più volte durante la presentazione, dice una cosa ma poi il giorno dopo ne dice un'altra. Per questo motivo io faccio fatica anche a dire la teorizzazione. Lui non teorizza quasi niente. Dice un sacco di cose che noi, se vogliamo, possiamo prenderle propositivamente. Perché il mio obiettivo è stato utilizzare Bianciardi anche per parlare del presente. Però un'altra cosa necessaria da fare è uccidere Bianciardi, cioè io ho scritto un articolo su altri animali che si chiama Un funerale di Luciano Bianciardi, cioè che secondo me è la cosa più bella che ho scritto, no, a parte gli scherzi, però cioè Bianciardi era di una meschinità gigantesca, lo sanno i suoi eredi, lo sa Grosseto, è scappato, ha lasciato una famiglia qui, è andato su, probabilmente tradito anche Maria Jatosti, e poi si scagliava contro il sistema, ma ne faceva estremamente parte, andava nei salotti letterari, svevacchiava e poi andava fuori e diceva io sono dalla parte dei lavoratori, però per questo io lo chiamo profeta, non perché dice la verità, i profeti non sono quelli che dicono la verità, ma sono quelli che possono permettere di provare a dire la verità pur razzolando malissimo. Cioè dicendo, cioè facendo un esempio pessimo di ciò che dico. Questo era il concetto di profeta, ovviamente. Poi. Permanenza. Sono. E di chi va a dare
Grazie davvero per la testimonianza, nel senso sul 68 Bianciardi si esprime in alcuni articoli, ma non è che condanna, non condanna mai, perché è sostanzialmente d'accordo con le istanze del 68, è un po' a un certo punto deluso, come immagino tutti. Questo, quindi Bianciardi anche in Aprire il fuoco si esprime così, cioè si esprime con grande tristezza esistenziale quasi, dice, per questo dice ha dovuto occupare le banche, per questo lo dice, però ecco Bianciardi è un altro dei grandi scrittori col senno di poi, è bravissimo a dire te l'avevo detto, senza magari mai averlo detto. Bianciardi è un altro... Quello che io sempre dico, anche sulla scorta di quello che ha detto Lucia, è che Bianciardi, come tutti gli scrittori, devono essere estremamente portati giù dal monumento. Perché non è il loro luogo, perché tanto non sono persone, ma sono scrittori, dal nostro punto di vista. Cioè noi dobbiamo evitare di figurarci questa figura ancestrale, quasi evangelica, dello scrittore. Evitiamo proprio. Poi bisogna leggere i testi, farsi ispirare profondamente. La letteratura non serve a niente, l'arte non serve a niente, è del tutto inutile. Però diceva Carmelo Bene, è in questo che sta la sua sopravvivenza. Cioè l'arte e la letteratura ci permette di interrompere l'estrema mortalità della società, l'estrema insignificanza della società. E noi per questo dobbiamo guardare i letterati, gli artisti, per questo motivo. Bianciardi è un altro di questi, che ha avuto delle meschinità gigantesche. Come Pasolini, lo sappiamo tutti, come tanti altri, però avevano degli acme, diceva Carmelo Bene, alcuni scrittori, e poi Van Basten che fa la rovesciata, mentre
più gioca. Questo è, secondo me Bianciardi sarebbe stato d'accordissimo, visto che amava il calcio. E niente. Sì, su questa cosa del 68, aprire il fuoco è datato marzo 68. E c'è proprio una coincidenza temporale. Lui ha scritto pochissimo sul 68, ma già in aprire il fuoco dice: attenzione, rileggetevi Pisacane, non Guevara. Lui quindi è un uomo del contempo. Si mette in guardia al 68 determinati pericoli, perché lui è uomo, diceva giustamente De Maggio, dell'Ottocento. Lui scrive i romanzi riscrive i romanzi risorgimentali, è imbevuto di quel tipo di cultura. E infatti aprire il fuoco è la riproposizione delle cinque giornate nel 59, quindi come se gli ideali risorgimentali potessero di nuovo dar vita, dar nuova linfa ad un paese che si stava sedendo di nuovo dopo la liberazione, eccetera eccetera. E questo che lui vede, non c'è mai un'esaltazione del movimento del 68, anzi li critica un pochino, soprattutto dite studiate, non chiacchierate, basta, studiate. E questo suo riferimento lo tiene attaccato appunto al passato, e può essere un grande antropologo della contemporaneità, perché il ruolo del profeta c'ha il passato, legge il presente e intravede il futuro, perché ha tutte e tre le dimensioni, questa la sua forza, la sua potenza, ecco. Benedetto Croce, che io detesto con tutto il suo cuore, il suo cuore è il mio cuore, dice sempre la vita e la biografia, come diceva il De Santis anche, io li detesto. Però c'è una cosa, Bianciardi legge l'Ottocento perché suo padre gli raccontava l'Ottocento. Questa è una delle grandi cose, anche gli scrittori, non bisogna sempre... Questo non è una critica a te, è come dire, bisogna tenere in considerazione anche che l'Ottocento per Bianciardi è il legame paterno, la patria letteralmente, mentre la matria è la pedanteria, cioè la madre lo bacchettava quando lui, da piccolo, quando lui doveva studiare, era il tipico plus dotato, probabilmente perché spinto dalla madre. La matria è in aprire il fuoco, ci sono entrambi gli elementi, perché lui è un insegnante pedante, anche se pedagogicamente orientato un po' più sul contemporaneo, perché li fa salire in piedi e recitare delle bellissime poesie, però al contempo è calato nell'Ottocento. Quindi c'era questo amore e odio estremo per entrambe le figure, come sempre è normale. Ecco, però non voglio aggiungere altro, l'unica preghiera che se posso vi faccio è di interpretare personalmente Bianciardi, facci quello che si vuole, perché lui avrebbe voluto così, cioè diventare un oggetto di continua discussione, soprattutto di botte, metaforiche come dice lui, però di botte, ecco, quindi questo è... Bene. Grazie. Grazie a Demetrio. Prossimo incontro di questo ciclo è il 29 di giugno con una lezione di Mauro Papa, direttore del Polo Culturale Le Clarisse, che parlerà dei rapporti di Bianciardi con i pittori. Da Cavallini a Sordini. Bella